Siamo pronti sui blocchi. 4x200 stile libero maschile. Finale. Partiti. Andiamo a vedere i tempi di reazione. L'Italia è buona l'Italia, è la migliore come tempi di reazione dai blocchi. Mattia Twin schizza in avanti e affronta i primi 50. Sì, importante è mantenersi attaccati agli americani, abituati in genere a partire sempre molto forte. Allora, Stati Uniti, Germania, Giappone nell'ordine, quindi al di là dello scatto, però poi subito è stato sopravanzato Mattia Twin. Buono il primo 50, notato in 25:30. Mattia Twin in questo momento è nell'insieme della gara, ultime bracciate, guadagna anche qualcosa. Francia, Stati Uniti e Germania sono più o meno tutti sulla stessa linea, bisogna aspettare ovviamente. 52:80 ai 100, Mattia ha guadagnato una posizione, attualmente siamo quinti. E continua e sta risalendo molto spingere. Bene, Mattia ha già ripreso l'americano. Eh sì, lo sta affiancando e o è secondo e primo addirittura. Primo! Forza Mattia Twin, Italia, Mattia Twin lancia il cambio con Matteo Ciampi. Passaggio in linea con quello di questa mattina, deve provare a tenere quest'ultimo 50 e siamo in tempo vicino agli 1:48. Ma attenzione, in corsia 8 è stato sopravanzato in questo momento da Russo, Russia, Italia, Francia. 1:48:36 per Mattia. Indisturbato Snegirev, ha fatto il vuoto e continua a spingere, ma adesso ci sono energie nuove, nuove risorse. Matteo Ciampi molto bene, è andato a ricucire sulla Russia. Matteo Ciampi, 15 centesimi, bravissimo, sale l'Australia. Ricordiamolo, Matteo quarto in questa gara, e ha un personale di 1:47:08. Eccolo qui, in primo piano, Matteo Ciampi, 47:06. Che è in seconda o terza posizione, ma comunque sempre lì al cambio, come vedete, Russia, Italia, Australia, sarà dura, ma l'Italia c'è. Uno il passaggio di Matteo in 52:45:100. Si avvicina ai 150 metri e continua a forzare. Ce lo mostrano sempre in primo piano. L'avversario da battere, la Russia, al momento in corsia 8 in alto sui vostri teleschermi. Virata prima Russia, Italia a 2 centesimi soltanto. Francia che rimane a 72 centesimi di ritardo. Diamo un buon vantaggio a questo punto a Alessio Proietti, colonna. Italia che sopravanza la Russia in questo momento. Sempre più forte Matteo Ciampi, sempre più forte Matteo Ciampi per dare vigore al cambio, eccolo! Italia-Russia a mezzo secondo, quindi Stati Uniti a 1:23. Una frazione di Matteo in 1:47:03, veramente molto buona. E adesso Alessio che deve fare il vuoto, Alessio Proietti colonna, ci sta provando, si impenna in acqua. Via, la virata anche corta addirittura, 95 centesimi sulla Russia, 1:17 sugli Stati Uniti. Non è finita, siamo a metà strada, è ancora molto lunga, nessuna illusione ma concentrazione su Alessio che sta veramente facendo il vuoto, sta acquisendo un vantaggio fantastico per consentire nei prossimi 100 un cambio comodo, se così si può dire, a Stefano Nicola, ultimo frazionista. Primo 100 buono di Alessio, notato in 52:01. Resiste e sta venendo fuori alla sua sinistra la Francia,
lui sta cercando di resistere, attenzione agli Stati Uniti che stanno rimontando a 65 centesimi per dare il cambio a Zachary Apple, adesso qualcosa sta cedendo, Proietti, colonna. Sulla paga, purtroppo lo sforzo, gli Stati Uniti vanno al cambio per primi, vanno al cambio per primi e parte gli Stati Uniti con mezzo secondo, ha ceduto un secondo negli ultimi 100 metri, Alessio, Italia che però se la va a giocare tra le superpotenze Stati Uniti e Russia, la Russia che continua a far paura in ottava corsia, Italia e Stati Uniti fianco a fianco. Chiude in 1.48.72 Alessio e probabilmente le posizioni sono ormai decise. Zachary Apple fa la differenza, ma questo lo sapevamo. In questo momento Stefano Nicola sta tenendo per un argento, se sarà ovviamente veramente preziosissimo, alle spalle degli Stati Uniti. La Russia è troppo lontana, quindi la Russia non impensierisce più. Concentriamoci sull'America. Andiamo a prendere l'America, 1.41 il divario con gli Stati Uniti, mentre la Francia sale in terza posizione. Passaggio il 51.41 di Stefano, molto molto veloce. Ma non molla, non molla Stefano Nicola, non molla. Mancano ormai 50 metri, non ce la farà, crediamo, a recuperare su Zachary Apple. Troppo forte Apple, però lui è lì e il punto di riferimento è quello, e forza, sta forzando ancora di più. C'è una luce tra sé e gli Stati Uniti, e l'impresa, perché tale sarebbe. Forza, ecco che recupera, grande Stefano Nicola, grande, ci prova su un mostro come Apple che è quasi morto. Mancherebbero ancora pochi metri, ma il sogno ce lo ha regalato grandissimo Stefano Nicola, un mostro in acqua. Per un fantastico. Attimo, per un attimo ci abbiamo creduto. Fantastico, terza l'Australia e andiamo. Ti sei spaventato, vero Zachary Apple? L'hai vista veramente brutta questa volta. Sì, primo, certo, ma stai ancora tremando. Bella frazione di Stefano Nicola in 1.46 e 32. Grande il nostro attore. Questo è il ragazzo a cui io farei fare l'attore. Apple 1.46 e 16, quindi solamente due decimi. E ovviamente le scene pericolose le fa senza controfigura. Da segnalare un cambio molto al limite di Proietti Colonna, che ha staccato a meno due centesimi. Che bella gara, veramente che bella gara, che bella Italia. Sono andati tutti fortissimo, Proietti Colonna ha ceduto alla fine, ma grazie a lui che Stefano Nicola ha potuto ottenere un buon cambio, mantenere, poi andare in accelerazione al finale, il finale della Cineteca. Gara veramente bella.